Ringrazio innanzitutto il Ministro della Sicurezza Cicotic per aver organizzato questo importante momento di confronto sulle dinamiche migratorie e per l'opportunità di partecipare ai lavori a distanza. Riunioni come quella odierna sono essenziali per sviluppare un dialogo regionale che coinvolga l'Unione Europea e i paesi limitrofi dell'area balcanica, interessata dai flussi migratori sempre più complessi da gestire. Io stessa su questo terreno ho interessato in più occasioni la Commissione europea e spero che l'evento di oggi sia un primo tassello nella direzione di una maggiore cooperazione tra tutti gli attori interessati. L'Italia, per la sua posizione geografica, è al centro di rotte migratorie molto diverse tra di loro. Certamente la pressione maggiore verso il nostro paese continua a provenire dal Nord Africa e attraverso il Mediterraneo centrale, anche a seguito di interventi di imbarcazioni facenti parte e capo a ONG di nazionalità non italiana. Nel corso del 2021 abbiamo registrato l'arrivo via mare in Italia di oltre 60.000 immigrati rispetto ai circa 31.000 dello stesso periodo del 2020, con un aumento pari all'85,3%. Gli arrivi dalla Libia sono sostanzialmente più che raddoppiati, passando dalle circa 12.000 persone giunte dal 1 gennaio al 10 novembre 2020 ai 26.000 immigrati arrivati nel corso dello stesso periodo del 2021. Nello stesso arco di tempo sono sbarcati provenienti dalla Tunisia oltre 18.670 persone a fronte delle circa 13.700 dell'analogo periodo del 2020. Si tratta di numeri frutto della forte situazione di instabilità che i due paesi nordafricani stanno attraversando, ma che confermano anche come la rotta del Mediterraneo centrale sia ancora la più sfruttata dai trafficanti di esseri umani. A questi dati dobbiamo aggiungere gli arrivi dalle rotte orientali, alle quali l'Italia è esposta sia lungo i confini terrestri del nord-est che attraverso il quadrante adriatico-ionico. Abbiamo ad esempio avuto un significativo aumento degli arrivi via mare dalla Turchia. Ad oggi sono giunti da quel paese circa 10.400 migranti, cioè il triplo degli sbarchi dello stesso periodo del 2020. Si tratta di una tendenza molto preoccupante, considerato il contemporaneo calo degli arrivi dalla Turchia in Grecia, e che denota come l'Italia sia ormai il punto di approdo principale non solo della rotta mediterranea centrale, ma anche di quella orientale. Un altrettanto considerevole numero di immigrati attraversa il confine nord-orientale con la Slovenia. Dal 1 gennaio 2021 ad oggi, nelle tre province italiane del nord-est, Udine, Gorizia e Trieste, sono stati rintracciati 8.574 immigrati irregolari, a fronte dei 7.400 dello stesso periodo del 2020. Per quanto riguarda le nazionalità, i dati evidenziano una forte componente del sud-est asiatico, ma anche dall'Afghanistan e dalla Turchia. In questo scenario l'attenzione e l'impegno italiano è quindi concentrato non solo sugli arrivi dal Nord Africa, ma anche sulle rotte balcaniche. In più occasioni ho avuto modo di ribadire che una corretta gestione delle dinamiche migratorie deve prevedere una strategia complessiva in grado di creare un modello sufficientemente flessibile da poter essere applicata nelle diverse situazioni. Voglio ribadire quanto più volte ho sottolineato in occasione del Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea, e cioè che la collaborazione regionale deve essere sviluppata lungo tre direttrici fondamentali. La cooperazione di polizia per reprimere l'azione dei trafficanti di migranti e la loro capacità di adattarsi ai diversi scenari.
E su questo punto segnalo che solo nel 2021 le forze di polizia italiane hanno arrestato 251 persone per reati connessi all'immigrazione illegale, seppure principalmente riferibili alle rotte marittime del Mediterraneo centrale. Il sostegno ai paesi limitrofi all'Unione Europea per rafforzare la loro capacità di accoglienza, sia in condizioni ordinarie che a fronte di situazioni di pressione ed improvvisi afflussi massicci di immigrati. In quest'ambito vorrei ricordare come l'Italia stia finanziando proprio in Bosnia un importante progetto insieme all'OIM e ad alcune ONG allo scopo di migliorare la capacità ricettiva e di assistenza in favore dei migranti. Questo progetto prevede l'allestimento di un nuovo centro di accoglienza temporanea a Lipa, che verrà inaugurato a breve. Inoltre, è importante il supporto ai paesi limitrofi per facilitare i rimpatri degli immigrati che non hanno titolo alla protezione internazionale. Come più volte sostenuto, sarebbe importante prevedere un impegno diretto dell'Unione Europea per convincere i paesi di origine a riammettere i propri cittadini, ma anche organizzare attraverso Frontex operazioni di rimpatrio direttamente dai paesi balcanici. I tre obiettivi che compongono la nostra visione strategica per i Balcani assumono ancora più rilievo alla luce della delicata situazione in Afghanistan. A oggi i dati a nostra disposizione mostrano un trend degli arrivi di cittadini afghani in Italia sotto controllo, ma comunque in aumento. Nel corso del 2021 sono giunti sinora irregolarmente in Italia un totale di circa 5.100 cittadini afghani rispetto ai 4.170 dello stesso periodo del 2020. Nel caso di eventuali futuri aumenti dell'arrivo di afghani attraverso canali illegali lungo le rotte balcaniche, è necessario creare dei meccanismi di gestione ad hoc che garantiscano la protezione ai rifugiati, ma nello stesso tempo tutelino anche gli stati che subiscono l'impatto maggiore di questi flussi. In quest'ottica ritengo che uno strumento fondamentale possa essere anche quello di prevedere dei canali di ingresso legale nell'Unione Europea per i cittadini afghani particolarmente vulnerabili. Vorrei ricordare su questo punto il forte impegno che l'Italia ha da tempo profuso per evacuare in via d'urgenza circa 5.000 cittadini afghani nel corso dell'estate, che sono stati inseriti nel nostro sistema nazionale di accoglienza. Si tratta di un intervento che, nonostante la perdurante pressione migratoria che interessa il nostro Paese, non rimarrà isolato. Proprio lo scorso 4 novembre abbiamo sottoscritto, con una serie di organismi legati al mondo dell'associazionismo religioso e laico, nonché con l'OIM e l'UNHCR, un protocollo che consentirà l'arrivo in Italia di 1.200 cittadini afghani in condizioni di particolare vulnerabilità provenienti dall'Iran e dal Pakistan. È un modello che nel corso degli anni abbiamo già sviluppato per trasferire in Italia persone vulnerabili, ad esempio dalla Libia, ma anche dal Libano, dalla Grecia. E per esempio, con la Grecia abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa il 22 settembre 2020 in favore di 300 richiedenti asilo, di cui 101 già arrivati in Italia. Vorrei chiudere questo mio indirizzo di saluto sottolineando ancora una volta l'importanza di un indirizzo chiaro a livello di Unione Europea in merito alla gestione di immigrati che dalle diverse rotte premono verso l'Europa. Come dimostrano i dati che ho appena citato sui corridoi umanitari sviluppati dall'Italia, noi siamo stati sempre pronti a ragionare in termini di solidarietà sia verso le persone fragili che a sostegno dei paesi terzi maggiormente sotto pressione.
Tuttavia è il momento di sviluppare una strategia europea, altrettanto solidale e organica, che sappia analizzare le dinamiche migratorie nel rispetto delle norme giuridiche, ma anche con una visione politica concreta e pragmatica. Non è così possibile, ad esempio, che paesi come l'Italia debba farsi carico da sola di migliaia di immigrati intercettati mentre entrano dai confini terrestri nord-orientali, i quali sono giunti nell'Unione Europea attraverso un altro Stato membro, ma formulano una domanda di asilo appena dopo aver varcato il nostro confine nazionale. Occorre quindi coinvolgere tutti gli Stati membri nella gestione dei flussi per garantire un riparto più equo degli oneri di accoglienza dei più vulnerabili, ma anche delle attività di rimpatrio degli immigrati illegali. Grazie.